sono le novità della prossima collezione? Ma io direi una novità sull'eleganza, un'eleganza nuova, meno formale, più quotidiana, più fruibile, un urban reso chic però da dettagli importanti come lavorazioni del nostro Made in Italy stupende, materiali importanti, dettagli importanti, accessori, pellami, non so come anche la pelliccia, il cavallino, il montone, suede. Ecco, uno chic per una donna che lavora, quindi meno red carpet e più quotidianità. Protagonista sicuramente ancora una volta dell'inverno è la gomma, ma interpretata nelle sue varie declinazioni, nel platform, nel car armato, ma anche nel tacco alto. C'è un'eleganza anche su un tacco di gomma che potrebbe essere, ecco, abbastanza architettonico, svasato, un po' a zampa, come lo facciamo, lo abbiamo fatto anche nell'estate, lo proponiamo nell'inverno. E poi, ecco, oltretutto, la gomma che è importante perché comunque è la comodità, soprattutto un altro concetto da non sottovalutare per una donna che è dinamica. Quindi la meno, cioè, ritorno delle punte, sì, però anche su gomma magari, no? Per renderle cool, più glamour. E poi ecco questo tacco, il tacco grosso comodo, basso, più alto, ma importante. Perché nelle sue lavorazioni, anche diciamo ecco, di grande design, come il tacco scavato, che diventa quasi una cornice, decorato con metalli, con acciaio, con oro scuro, oro un po' barocco, oppure colorato, rosso, o minimal nero. Comunque con una grande comodità importante. E direi, c'è anche un ritorno, un tocco dall'estivo, ritorna anche nell'inverno, folk, cioè i booties texani, di ispirazione texana, anche questi magari montati su gomma, innovati un po', anche nelle lavorazioni sottopelle, con frange, con dettagli importanti. Quindi ecco, tutto un mood che si ritrova, e per finire anche al cuissard, lo stivale alto da portare con gonne magari un pochino più corte o addirittura sopra a leggings stretch. Quindi ecco tutto un panorama ma incentrato su comunque una donna che vuole stare più comoda, non rinunciando a essere glamour, chic e cool. In generale? La scarpa. Qual è la scarpa che secondo lei deve assolutamente esserci? Beh, una scarpa che per me è indispensabile, come credo per tante altre donne, è quello che per noi è un cavallo di battaglia da sempre, cioè la scarpa con la gomma, l'allacciato, stile inglese, con una moda come questa, col pantalone corto, largo, con qualsiasi mood, è importantissimo perché è glamour, è una visione di una donna magari anche internazionale, è chic, diventa, è comodo da morire.